Questa cosa qui è nata prima di tutto dal mio interesse verso la storia, specialmente verso le due grandi guerre, la prima in particolar modo. E poi ho unito le due cose perché, stando sempre a contatto con il paese qui di San Pietro, dove ho passato i miei giorni d'infanzia, e ho sempre visto questa lapide con quattro nomi di quattro giovani che non sono tornati. Allora, c'è da pensare che San Pietro è un paesino piccolo, al tempo dell'inizio della Grande Guerra erano qualche centinaio di persone, non erano in tanti. E quattro persone, quattro giovani che non sono tornati mi ha sempre lasciato un po' incuriosito di questa cosa qui. E niente, nel 2015, quando sono iniziati i festeggiamenti della Grande Guerra, stavo pensando come poter introdurre la nostra associazione, l'Associazione per San Pietro, nei festeggiamenti. Però non avevamo mai fatto niente di queste cose qui, ci siamo sempre specializzati in altre manifestazioni, la caccia al tesoro, la festa della castagna, e non avevo trovato l'inserimento giusto. E poi un giorno dopo la messa del 25 aprile, che è il patrono di questa chiesa qui, San Marco, niente, quei ragazzi che erano al coro, uscendo fuori dalla chiesa, essendo stata l'ultima manifestazione dell'anno che si poteva fare in chiesa, cominciarono a dire: ma ora come si fa, che facciamo, quando ci rivediamo il venerdì sera, che era il giorno delle prove, che si fa? Erano un po', diciamo, dispiaciuti di non avere più niente a che fare a breve. Io ebbi quasi così, la tirai là, dici: ma perché non cantare le canzoni della Grande Guerra? E mi ricordo ne parlai con la maestra Roberta, e anche lei rimase un po' lì, però disse subito: sì, perché no? E la data giusta era l'11 novembre, perché in Italia la Grande Guerra è finita il 4 di novembre, però a livello mondiale è finita l'11 di novembre. Volevamo che fosse una giornata del ricordo, questo sì, che la gente uscisse di chiesa ricordando questi giovani, questi quattro giovani di San Pietro e sei giovani di Sant'Andrea che non sono tornati alle loro case. Quello lo volevamo veramente, che fosse questo il significato della giornata. Forse abbiamo esagerato, che la gente è uscita commossa, è uscita gratificata, e ci ha gratificato anche noi. L'ingaggio per la banda, per questa manifestazione, è arrivato tramite Maurizio, che mi chiese appunto la disponibilità ad organizzare un concerto dove dovevamo ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale. Venne fuori già da subito l'idea di collaborare insieme al coro parrocchiale, e la banda, come sempre, perché collabora molto spesso con l'Associazione per San Pietro, aderì con entusiasmo a questo progetto. La prima scelta che ci trovammo a dover fare era quella con quale tipo di complesso partecipare a questa manifestazione, perché la banda solitamente accompagna cantanti e cori durante i propri concerti, i concerti che abbiamo realizzato nei teatri o nelle ville qua del nostro territorio. E quindi la banda era un candidato, ma la mia idea, è che poi abbiamo anche condiviso insieme agli altri, in particolare a Mauro Chelini, che è il nostro direttore, fu quella di utilizzare invece il gruppo della scuola degli allievi della banda. Infatti la scuola musicale della banda ha un piccolo complesso, una banda giovanile, dove vengono coinvolti sia i ragazzi che hanno appena iniziato lo studio e anche alcuni giovani che sono magari già anche entrati in banda. Serve un po' da cuscinetto fra la scuola e la banda vera e propria. Quindi l'idea era stata quella di utilizzare i giovani proprio anche per un senso simbolico, di voler ricordare questa manifestazione, questa ricorrenza, anche con delle persone che erano coetanei di quei poveri caduti, la cui memoria andavamo a ricordare. E quindi all'interno del nostro complesso ci sono ragazzi che sono magari alle scuole elementari, alle scuole medie, anche ragazzi di 22-23 anni, proprio come alcuni dei caduti che abbiamo ricordato qui a San Pietro a Marcigliano. E ci siamo subito confrontati con Roberta, la maestra del coro, per tirar giù una sorta di programma. Una scelta che è stata fatta, condivisa, era quella di cercare un repertorio che fosse filologicamente aderente alla cerimonia, e quindi di cercare dei brani
che fossero stati composti esplicitamente in quel periodo lì, e per questo abbiamo lavorato con Roberta, che ha avuto anche numerose idee molto originali. Il nostro piccolo coro è nato la sera dell'8 dicembre dello scorso anno, dopo il grande evento della riapertura di questa chiesa. La sera andammo a cena e così venne per caso di creare questo coro. E l'abbiamo messo su e io mi sono proposta come insegnante, l'unica persona che magari conosceva la musica, mi sono proposta, proviamo. Siamo circa 15 persone e per fare questo concerto abbiamo chiesto aiuto a altri coristi di altri paesi. Infatti le vorrei molto ringraziare, persone di San Colombano e di Maglia, che subito quando abbiamo chiesto se ci avrebbero aiutato, subito hanno detto di sì, subito. La cosa più difficile è stata per me è scegliere i canti per questo evento. Ci ho messo parecchio tempo a sceglierli perché non sapevo bene quali potessero aver più successo, quali potessero avere più significato. E poi diciamo che i primi canti che ho scelto mi sono stati bocciati perché giustamente non riguardavano strettamente la Prima Guerra Mondiale. Poi mi ci sono rimessa di impegno e ho scelto dei canti che a giudizio mio rappresentavano bene il clima delle persone, delle famiglie e dei soldati. Tra le cose che mi sono occupato, ho coinvolto l'associazione Il Ponte perché sapevo che avevano un bel archivio di materiale per quanto riguarda trovare delle lettere che i soldati scrivevano dal fronte. Ci hanno dato due libri, li abbiamo un po' lette un po' in lungo e largo, abbiamo estratto quattro lettere che sono state lette da Walter, e poi a monte di tutto c'è stata una ricerca di Andrea Gradi per quanto riguarda i caduti sia di San Pietro che di Sant'Andrea, non solo un semplice nome, però a che corpo appartenevano, se sono morti sul fronte in battaglia, se sono morti di malattia in un ospedale militare, oppure addirittura anche erano ritornati a casa però malandati e sono morti subito dopo, insomma. E lo ringrazio perché è stato un lavoro certosino girare per gli archivi e trovare tutte queste informazioni, che non è un semplice nome, hanno dato anche vita a questi nomi, insomma, l'hanno presentati come persone che non ci sono più, però tramite la loro storia nell'ultima parte della loro vita è stata molto bella anche quella cosa lì. E di lì piano piano, diciamo, è stata una scommessa, perché il coro non era un coro di professionisti, era un coro così di ragazzi, di giovani, tanti dell'associazione, tanti che ci hanno dato una mano, nata proprio per l'apertura della messa l'8 ottobre dello scorso anno. E niente, è stata proprio una scommessa. È andata bene perché è stata una cosa fatta sincera, fatta col cuore, da tutti, non solo dal coro, dalla banda, dagli altri che ci hanno dato una mano, tutti ci hanno dato una mano. Abbiamo chiesto e abbiamo trovato solo porte aperte. La manifestazione parte dall'esterno della chiesa al monumento dei caduti e avevamo una persona che ci guidava tutta la cerimonia, che è un colonnello, Vittorio Lino Biondi, che è un amico d'infanzia e si è preso l'incarico di guidare tutta la manifestazione fuori, che apparteneva più al suo mondo militare, dove c'è stato il sindaco che ha deposto insieme a due alpini la corona al monumento, il prete Don Sancio ha benedetto il tutto, ha fatto una preghiera, c'è stato un ragazzo, Giacomo Chelini della banda di Segromigno, che ha suonato il silenzio, con tutte le associazioni che hanno partecipato a questo evento. Fra l'altro le ringrazio perché io molte di loro non le conoscevo, le ho contattate via rete e ci siamo trovati con parecchia gente, con le loro bandiere, con le loro medaglie che ha queste varie associazioni. Avevamo anche il presidente provinciale Renna dei reduci caduti della Prima Guerra Mondiale e della Seconda. E poi, non per ultimo, avevamo la Linea Gotica, che è un'associazione che, oltre a ricordare quello che è stato la guerra sulla Linea Gotica, vanno a queste manifestazioni e hanno fatto
una bella coreografia con avevano le divise dei fanti della Prima Guerra Mondiale, perciò è stato molto bello anche da quel lato lì la cerimonia fuori. Poi dentro della chiesa avevamo due ragazzi, Elisa e Walter, che erano le voci narranti di tutta la giornata, perché il passaggio da una canzone o da un motivo musicale all'altro veniva anticipato dalla voce che spiegava la canzone, quando era stata fatta, i motivi se c'erano per cui era stata fatta, e sono stati molto bravi perché hanno accompagnato in quell'ora 20 della manifestazione tutti i presenti e sono stati molto coinvolti anche da queste voci che raccontavano. 100 anni fa, a Compiègne, in Francia, in un vagone ferroviario fu firmato l'armistizio tra l'impero tedesco e le potenze alleate. La grande guerra era finita. Parlare della grande guerra significa tornare indietro nel tempo. È quasi impossibile farlo in pochi minuti, descrivere esattamente come 4 anni di conflitto abbiano profondamente cambiato il mondo. Tanti ragazzi spediti al fronte avevano visto per la prima volta nella loro vita un treno, quello che li accompagnò alla guerra. Molti di loro il treno che li avrebbe dovuto riportare a casa non l'avrebbero mai preso. Una storia che si raccontava nelle trincee diceva che se un soldato muore in battaglia, le stellette del suo bavero salgono in cielo. Finita la guerra, il cielo italiano sarà illuminato da 700.000 stelle in più. Tanti, infatti, furono morti, a cui si aggiunsero 2,5 milioni di feriti. L'Associazione per San Pietro, insieme con il Coro della Parrocchia e la Filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno e Monte, ha voluto organizzare questa giornata a ricordo della fine della Grande Guerra. Il nostro intento è quello di far ricordare il sacrificio di quei giovani morti. Alcuni, fermamente convinti, animati da ideali patriottici e di libertà, altri morti in una guerra più grande di loro, che non capivano,
e che non avrebbero certo voluto, ma alla quale non poterono e non vollero sottrarsi. Di quel sacrificio oggi vogliamo ricordare gli alti ideali, come la patria e la libertà, ma ricordare anche il dolore della morte e del distacco. Vogliamo ricordare per omaggiare il sacrificio, ma stigmatizzando ogni forma di violenza e sopraffazione dell'uomo sull'uomo. L'uomo con la terra perde sempre. I brani che abbiamo messo in scaletta erano un giusto misto fra canzoni, brani proprio tipici di quel periodo, e la scelta è stata fatta insieme alla maestra del coro. Quando mi è stato proposto di partecipare a questa manifestazione, è stata una situazione abbastanza nota, perché la nostra banda spesso collabora, come ho già detto, con i cori, e spesso collaboriamo anche con il coro parrocchiale. E devo dire che la sorpresa, la prima prova che abbiamo fatto insieme, è stata molto positiva, perché io mi aspettavo di trovare il coretto parrocchiale, mentre invece Roberta ha preparato questi cantori in una maniera estremamente professionale, quindi con un approccio polifonico, un'attenzione ai pianoforti, e è stato per noi molto piacevole suonare, tant'è che è venuto molto naturale, già alla prima lettura dei brani, l'esecuzione di questi nostri pezzi. Giorni a seguire un paio di persone che sono molto abituate a queste manifestazioni mi hanno detto chi è che aveva fatto tutta il programma di questa scaletta, perché è stata molto coinvolgente. Io, Maurizio, Andrea, Roberta ce lo siamo un po' inventati così cammin facendo, cioè la fortuna ci ha dato anche un po' una buona mano. Io poi l'ho vissuto in maniera diversa che da Maurizio. Maurizio è più legato al paese, io appartengo al territorio, però non così tanto, mi ci sono trovato dentro perché sono tutti amici e quando si fa le manifestazioni a volte ci si dà una mano. L'ho vissuto anche un po' più con
leggerezza di Maurizio, lui era un po' più coinvolto di me, comunque è andata bene e questo mi fa molto piacere per loro e per San Pietro. Per quanto riguarda tutte quelle croci di Vittorio Veneto e quadri che ricordavano quei ragazzi che hanno combattuto la guerra, più che altro se ne è occupato Maurizio e poi addirittura quando la gente ha saputo che le cercavamo ce l'hanno portati di loro iniziativa, cioè ne avevamo anche di più di quelli che pensavamo di trovare. Poi sugli altari era stato messo alcuni cimeli che venivano dalle trincee, poteva essere un elmetto, una gavetta, che l'avevano portati quelli della linea gotica. Il tutto era, cioè sullo sfondo c'erano alcuni giornali del 1918 che raccontavano dal fronte momenti di guerra, momenti magari dove i soldati rientravano al corpo per una piccola licenza. E questo materiale appunto era stato portato dalla gente. L'avevamo chiesto un po' in giro e la gente ci ha portato diverse cose, ripeto, anche più di quello che noi pensavamo di avere. La festa è stata una cosa incredibile. Giuliano, pochi minuti prima che iniziasse, mi ha battuto le mani sulla spalla e mi ha detto goditela. E io l'ho presa alla lettera perché mi sono messo a sedere e non ho fatto partire neanche il video che doveva andare dietro all'altare perché mi ero proprio rilassato, ormai fatto, tutto era pronto. E poi è stato un ringraziamento continuo a me, a tutti, alla banda, al coro, a come è stata creata quella giornata lì. I primi tempi è stato molto molto difficile perché alcune componenti del coro mi scoraggiavano e mi dicevano che ma te sei matta, che canti vuoi fare, sono difficili, non ce la faremo mai, ma io sono una persona testarda e sapevo che ce l'avremmo fatta perché conosco i miei cantori. Anche se è poco che lavoriamo insieme, però abbiamo subito avuto affiatamento e ero convinta che ce l'avremmo fatta, anche se le prove sono state tantissime e di cui molte scoraggianti. Quando andavo a casa la sera a volte ero proprio sfinita e dicevo mamma mia, qui non ce la facciamo. Però poi siamo andate a dritto e abbiamo avuto un successone. È vero, per noi è stato un successone perché per delle persone semplici che non hanno mai studiato non si può dire altro che un successone.
Uno dei fattori, secondo me, che ha caratterizzato questo concerto in termini di bella riuscita della manifestazione è stato il fatto che è stata un'iniziativa nata tra amici. Quindi quando Maurizio mi ha chiamato, abbiamo collaborato con Roberta, che fra l'altro la conosco da tanti anni, e così pure come le due voci che poi ci siamo inventati insieme a Giuliano che dovessero accompagnare questo percorso musicale, che raccontassero questa storia, Elisa Serafini e Walter Fulceri, che hanno aiutato chi ascoltava a capire quali erano le dinamiche storiche e le dinamiche dei sentimenti che erano legati a questo concerto. E quindi è stato un mettere insieme, un momento molto conviviale fra amici che condividevano questo stesso sentimento e questa stessa volontà di portare un ricordo di amicizia e di buoni sentimenti raccontati attraverso la musica e i canti. Parlando poi i giorni successivi al concerto, sono state tantissime le attestazioni di stima, di gratitudine, di congratulazioni per il bel concerto che è stato fatto. Quindi, come si osa dire, in paese se ne parla ancora. In realtà è proprio vero, molti nostri amici ci hanno raccontato quanto sia stato bello questo concerto. E credo che l'emozione che è stata trasmessa, prima tra noi musicisti e cantanti, fra di noi, perché dicevo molti si sono anche commossi durante la rappresentazione, è stata trasmessa a tutta la gente numerosissima che ha accalcato queste panche di questa chiesa. È stato veramente bello. E anche i giorni successivi, lunedì, mi hanno tempestato di telefonate da Don Francesco, l'architetto che segue i lavori della chiesa, la gente che ti incontra per strada e ti diceva complimenti, avete fatto una cosa che ci ha toccato veramente.